Un momento di crisi violenta in famiglia, la decisione di rivolgersi ai carabinieri, poi il passo indietro per paura. Il problema non si scioglie come neve al sole. Fortuna vuole che la rete di solidarietà femminile si tenda e un assessore in persona ti chiami e ti dice: rispondi solo sì o no se non puoi parlare. E tu rispondi solo un semplice sì. A raccontare l'ultimo in ordine di tempo, caso di disagio in famiglia e della difficoltà di denunciare è la stessa assessore alle pari opportunità del comune di Thiene, Anna Maria Savio. Il problema della violenza in famiglia è sempre più grave anche a Thiene, lo confermano i numeri recenti, dato che non c'è stata sosta neppure durante il lockdown per lo sportello donna. Sono state 28 le richieste di aiuto giunte nei primi 6 mesi del 2020. Per questo l'amministrazione comunale e sportello donna propone 4 incontri con l'obiettivo di avviare un corso per nuove volontarie. Il primo appuntamento è giovedì 16 luglio 20:30, sala consiliare del municipio. Il tema della serata è leader di te stessa. Sarà approfondito grazie alla competenza della psicologa psicoterapeuta Carmela Palazzo. L'obiettivo dell'iniziativa è aggiornare il territorio sull'attività dello sportello donna, nato a supporto del mondo femminile nel 2015. Prospettiva quindi importante del corso di formazione di volontari che prenderà avvio la settimana successiva al padiglione fieristico nei giorni di mercoledì 22 e 29 luglio, 5 agosto, inizio alle 19:30. Per combattere e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, spiega Anna Maria Savio, è importante la sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso iniziative pubbliche. La Casa della Solidarietà e l'appartamento per accoglienza protetta prevede accoglienze ordinarie fino a 6 mesi alla pronta accoglienza, 24 ore su 24, su segnalazione del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso o su invio di altri soggetti istituzionali. Lo sportello donna, ricordiamo, ha sede in via Rasa 9 a Thiene.